Aspetti e vedrà. E vediamo. Ecco fatto. Dunque, signor Lotrivoli. Loturco. Signor Loturco, scusi tanto. Mi stia a sentire. Questa è lei. Questa tazza. Questa tazza. Questo invece è l'altro. Il capitalista. L'altra tazza. Profittatore. L'altra tazza. Questo invece è il capitale. Lo zucchero. Lo zucchero. Un momento. E se no è finito. Mi lasci fare. Dunque, in origine sono senza zucchero tutti e due. E cioè, lo turso. Turco. Lo turso. E la terza, e la tarza. La tarza. La tarza. E la tarza. Lo turco. Lo turco. Lei cosa farebbe? Che farei? Lo vede? Non lo sa nemmeno lei. Questo invece lo sa. Lo sa e ne approfitta. Cosa pensa lei? La smetterà una volta. Lei pensa così perché è un grand'uomo, una persona per bene e ha fiducia nel prossimo. Questo invece no, è continua. Guardi un po'. E continua, continua, continua. Continua sempre. Sempre. No, no, lei non continua più. Se no va alla cassa e paga il supplemento. La prepotenza. Ecco, questa sarebbe l'unica soluzione. La prepotenza? Eh sì, perché, diciamocelo francamente, caro signor Loturco. I tipi come lei sono quelli che si fanno mettere i piedi sulla testa. Sulla testa? Già, perché vede, signor Loturco. Vede, signor Loturco? Lei rappresenta la parte sana, la parte onesta, la parte pulita del paese. Viceversa, quelli sono proprio la parte, capito? Ma quelli chi? Ma come quelli chi? E di chi stiamo parlando? Degli speculatori, degli esosi, degli approfittatori. Cioè dei ragionieri Casoria. Ma chi è questo ragioniere Casoria che viene in mezzo ogni tanto? Oh, è quello che si frega lo zucchero. La Casoria si frega lo zucchero? E anche il carbone. Zucchero e carbone? Già. E non va in galera? No. Perché questi sono furbi, questi la sentono il codice penale, ma non in... Ecco, è arrivato Ferragosto. Il lavoratore si riposa. Per 15 giorni una vita da ricchi, e qual è la differenza? Ma quella più essenziale è la velocità. Senta, questa musica è la stessa di prima, solo che è un po' più lenta, e allora è una musica che fa scomparire l'immagine della fabbrica. Compare l'immagine del sole, della spiaggia, del fulminazzo sulla spiaggia. Sì, ma però ciò non è reale, perché a settembre si torna da capo davanti alla macchina. Eppure da destra e da sinistra ci hanno detto che l'Europa bisogno di noi, e l'Europa viaggia a tutt'altra velocità da questi ritmi caraibici e mediterranei, e quindi bisogna aumentare la produzione, se. E allora, compagni orchestrali, non va bene a 80 pezzi per minuto. Produzione a 120. Sento che sta tornando la vita, sì, 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 quella vera, quella in fabbrica, sì. Sento un'aria di nord-est, però l'Europa è ancora più a nord, e il nord viaggia almeno, ma almeno a 156 pezzi per minuto. E allora... aumentare la produzione!